Bella a tutti, Ultimate Gamers, qui è Nel Col che parla e siamo giunti con un nuovo video della domenica. Ancora il contest non è finito, quindi dovevo decidere cosa mettere questa domenica. E mi è capitata proprio l'occasione a fagiolo, perché ora vi faccio vedere che questo è un box già aperto. Non farò uno spacchettamento perché ieri sono stato a Pescara, come ho detto nel video, che non ci sarei stato per la live, che non so nemmeno se è stata fatta da giusta. Dicevo, ho trovato, la mia ragazza mi ha comprato due pacchetti, io in più ho trovato un mini box dell'espansione di collezione Pokémon Misteriosi, dove c'è Celebi, Shaymin e Jirachi, dove li trovi come prima carta, in più ti danno due bustine, e quindi qui ho due mazzi di carte che vi farò vedere, dove sono due pacchetti regalati dalla mia ragazza di evoluzioni e due pacchetti che si trovano qua dentro di generazioni. E poi vi vedrete cosa ho trovato. Piccole avvertenze prima: ho intenzione di incominciare a collezionare evoluzioni come espansione, perché c'è l'evoluzione che mi ricorda del set base, del primo set con cui ho iniziato ad avvicinarmi alle carte di Pokémon, quindi mi sembra doveroso collezionarlo perché mi piace un casino. Mi piace proprio un casino, ci sono degli artwork che mi ricordo da ragazzino e mi piace tantissimo, tipo, dopo vi farò vedere, c'è un artwork di Caterpie che è talmente semplice, ma mi piace tantissimo, è Caterpie, cioè regoliamoci, non stiamo parlando di chissà che, stiamo parlando di un fottutissimo Caterpie. Detto questo, se nel contest, perché ancora non sono andato a dare un'occhiata, nessuno ha votato, io e Giustar decideremo cosa portare, ma lo vedrete direttamente domenica, sabato prossimo, all'uscita del primo episodio. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video e passiamo con la prossima inquadratura. 3, 2, 1, tac! Bene, ragazzi, eccomi qua. Abbiamo cambiato l'inquadratura ed ecco le carte che abbiamo trovato questo fine settimana. Sappiamo già che probabilmente le carte migliori, ve lo dico da adesso, le ha trovate la mia ragazza su Evoluzioni. Qui le ho trovate io. Iniziamo con quest'artwork di Slow, scusate, capelli, ok. Allora, iniziamo con quest'altro artwork di Slowpoke, Gulpin, Rayearn, Meow, Paras, Energia Ombra. Ah, sono delle carte, logicamente sono messe da la più comune, quindi da dove c'è il cerchietto, a la più, diciamo, rara, quindi che c'è la stellina, e poi anche messi nell'artwork che mi piace di più, tipo il primo è Slowpoke perché non mi piace. Questa invece di Fletchling, che trovo abbastanza carina, è una delle ultime. Pikachu, Magmar. Ora iniziamo con le carte di una certa rarità: Imakumi, Manutenzione, Addetta al Centro Pokémon, Pokéfan Club, Hitmonlee, e poi per ultimo ci saranno le carte brillanti, le reverse, con Leolo. Geodude, Mewstick, quanto è figo Mewstick, è Leolo, in più qui brillano tipo ci sono delle chiavi, cose del genere, è troppo figo. Charizard, bello anche l'artwork di Charizard, non è molto forte questo Charizard, però è carino. Poi non capisco perché c'è un Charizard, vabbè che c'è la neve, Olo con la neve, però poi brillante qui vedi, c'è sta la neve, boh, cose a caso. Cioè, ho capito che nell'artwork c'è la neve, però perché mettere la neve e non del fuoco? Butterfree Olo, che è semplicissimo proprio il suo artwork. Penultima è Gengar, in reverse, mi piace questo Gengar, un effetto anche molto particolare, cioè si gioca molto particolare questo Gengar perché non ha danni. Cioè, lui avvelena tutta la squadra avversaria, dal Pokémon in panchina a quello attivo, e poi se hanno più di tre segnalini vanno per poco, scuola di mostre. Però lui di base non toglie niente. E l'ultima è la carta che trovi nel box, Celebi. Questo è quello che Generazioni ha trovato per noi. La mia ragazza ha trovato Charizard, però io ho trovato Mewstick, che a me piace di più come artwork. Cioè, non tanto come artwork, però come tutto nel complesso invece per Mewstick. E ora passiamo a evoluzioni. Allora, io non ho trovato molto, lei però ha trovato roba. Doduo, Drowsy, Diglett. Ecco, vedete, questo è l'artwork che dicevo io. Guardate quanto è bello Caterpie. Mi piace troppo l'artwork di Caterpie.
c'è Seal, Poliwag, Magikarp, bello anche l'artwork di Magikarp, cioè ci sono troppi ricordi proprio, Charmander, Charmeleon e purtroppo niente Charizard, energia, legame mentale con Charizard, legame mentale con Blastoise, Haunter, bello. Ora iniziamo con Beedrill, Doduo di Makuni perché a prescindere, a proposito scusate, mi piacciono tantissimo le fuoriserie di questo, di questa serie, quindi io non vedo, voglio proprio trovarle e questa è una di quelle, a parte voglio collezionare tutta la serie, magari se mi fermo è solo perché mancano le carte e costano un botto. Poi abbiamo come reverse l'energia, questo che ha trovato la mia ragazza, io ho trovato Poliwrath, con quel Beedrill e lei, ragazzi, ha trovato un fottutissimo Mega Blastoise Full Art. Ragazzi, un fottutissimo Mega Blastoise Full Art. Cioè, cazzo, cazzo, perché lei trova tutto e io non trovo niente? Bah, queste sono le disgrazie della vita, ragazzi. Questi erano i quattro pacchetti che abbiamo aperto mentre stavamo a Pescara. Due me li ha regalati lei, poi io ho visto quel box e l'ho dovuto comprare. Perché costava molto poco in confronto a quanto li vedo io. Detto questo, ci vediamo nella prossima inquadratura per i saluti. Questo video era molto corto, però ragazzi, cioè, c'era da farvelo vedere perché cazzo, Mega Blastoise X Full Art. Bene ragazzi, eccoci qua. Mi si sta per scaricare la macchinetta, quindi sarà un po' più conciso. Questo video può terminare qua. So che era breve, ma conciso, ma dovevo farvi vedere che cosa abbiamo trovato e quel cazzo di Mega Blastoise X Full Art. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Inizierò a collezionare l'espansione Evoluzioni. Tutti i codici che ho trovato andranno nel gioco di carte collezionabili online per avere più pacchetti. E in più comprerò un nuovo album che probabilmente comprerò oggi, dove iniziare a mettere le carte di Evoluzioni ordinate numericamente e non per come piacciono a me. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, magari questo video entra verso mezzogiorno online un po' prima. E così chi lo vuole vedere, se esiste qualcuno a Roma può venire a salutarmi, perché io oggi sono alla Game Room a Fiumicino, a Parco Nardo, a farmi in giro, perché c'è anche l'inaugurazione di Unieuro e io devo fare vedere cose e ho degli amici che, diciamo, lavorano là e mi piacerebbe andare a salutarli, anche perché poi ci sono degli ospiti internazionali molto interessanti. Che c'è stato Marty O'Donnell, il compositore delle musiche di Halo, Itagaki, che è il game designer di, non lo ricordo mai, Ninja Gaiden. Poi ci sono stati molti altri ospiti importanti. Quindi oggi vado a fare un salto, anche perché io ho già avuto il piacere di conoscerli tutti, poiché la Game Room è stata organizzata dalla mia università e mi hanno fatto lezione quelle persone. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Qui da Redgot è tutto, ci vediamo martedì con Pokémon. Bye bye gente, alla prossima.